che saranno protagonisti di questa cerimonia. Lo facciamo partendo dai consiglieri federali che sono qui presenti, cominciando da Vittorio Polidori, Elena Forte, Enrico Rebagliati e Cristina Pernazza. Abbiamo poi il piacere di avere qui con noi il vice sindaco e assessore allo sport del comune di Uras, Alberto Cera. Il sindaco del comune di Cuglieri, Andrea Locche. Il sindaco di Narbolia, Gian Giuseppe Vargiu. Poi abbiamo il direttore del camping Bella Sardinia che ci ospita, Sergio Dispensa. E ancora il presidente del comitato Regione Sardegna della Fitarco, Giuseppe Spanu. Sono indisciplinati, Pino, vieni qua. Il presidente della società Arcieri Uras, l'organizzatrice dell'evento, Roberta Sideri. E poi ovviamente il nostro presidente federale Mario Scarzella. Ecco, siamo tutti qui presenti, potete anche prendere posto, non chiedo scusa, vengo io davanti così libero un po' di spazio e non copriamo nessuno. Allora, come vedete abbiamo un parterre molto ricco. E non daremo ovviamente la parola a tutti perché sennò domani mattina siamo ancora qua e dobbiamo tirare, però abbiamo, prego, accomodatevi pure, grazie, poi vi chiamerò, e, però ci sono delle persone di cui sicuramente vogliamo ascoltare alcune parole e cominciamo subito dalle autorità civili che sono quelle che poi rendono possibile con il loro intervento questi eventi. Quindi chiederei a Andrea Locche, proprio il sindaco del comune di Cuglieri, Cuglieri, come Cagliari, giustamente. Allora, comunque Andrea Locche, in ogni caso, a cui diamo la parola, grazie. Grazie, buonasera a tutti, Cuglieri come Cagliari. Siamo al limite di chiusura dell'evento, manca un attimo. No, grazie assolutamente dell'invito, siamo assolutamente contenti di questo evento che si è riusciti a farli qui a Cuglieri. Avete scelto una location fantastica, il tempo forse non vi ha particolarmente sostenuto, però comunque vedo che avete avuto una partecipazione numerosa, quindi vi ringrazio e assolutamente speriamo l'anno prossimo di riavervi, se ci fosse la possibilità. Ormai ci lanciamo, abbiamo imparato a dire Cuglieri, quindi cerchiamo di approfittare per il futuro. Grazie, buonasera. Io le chiedo di aspettare ancora un istante perché per farci perdonare la nostra valletta Giulio Borzacchini consegna un crest della Fitarco che il presidente federale Mario Scarzella consegna come ricordo al comune di Cuglieri. Adesso vediamo se sbaglio anche il prossimo, come si legge? Narbolia, non c'è, e quindi niente, quindi passiamo al comune di Uras, lì lo so perché gli Arcieri Uras sono una delle società storiche della FITARC, quindi abbiamo il piacere di avere il vice sindaco e assessore allo sport, vero? Alberto Cera. Buonasera a tutti. Diciamo che l'emozione è molto forte perché comunque organizzare un evento nazionale per un'associazione sportiva del nostro comune è soddisfazione da parte di tutta l'amministrazione. Naturalmente avete scelto una location importante, molto bella, accogliente, e speriamo che per le prossime volte ci possiamo avvicinare ai nostri confini comunali. Quindi voglio ringraziare sicuramente il presidente dell'associazione Roberta per tutto l'impegno dimostrato, perché comunque
diciamo, che ha organizzato ai minimi nei minimi dettagli questa importante manifestazione. Voglio ringraziare Pino, che è presidente regionale, e voglio ringraziare soprattutto il presidente nazionale, a cui vorrei regalare un gagliardetto del nostro comune. Di niente, non vi rubo altro tempo, vi ringrazio e auguro buon campionato nazionale 3D a tutti quanti. Grazie davvero. E noi siamo questa sera, ma per tutto il campionato, perché il 90% della gara mi sembra che sia comunque all'interno del villaggio, ospiti del Camping Bella Sardinia, nome migliore per chi arriva in questa regione non può esserci, cioè abbiamo con noi il direttore Sergio Dispensa. Spensa? Come ha scritto sbagliato. E qui diamo la parola per un saluto. Giulio, una, Niente, buonasera a tutti. Noi siamo onorati che sia stato scelto il territorio di Cuglieri per questa manifestazione così importante. È la prima volta che assistiamo ad un evento così numeroso e partecipato. Non ci resta che augurare a tutti gli atleti di godersi questa magnifica esperienza. Un divertimento a tutti. Abbiamo ancora un gagliardetto della Fitarco, vi dicevo, il villaggio che ospita non solo le gare ma anche moltissimi degli arcieri partecipanti, quindi siamo proprio a casa questa sera, grazie. E adesso passiamo alle autorità arceristiche, diciamo così, lo facciamo ovviamente dal presidente degli arcieri URAS che organizza questo campionato, Roberta Sideri. Buonasera a tutti, sono molto 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 emozionata perché dopo 36 anni, scusate, io sono cresciuta facendo tiro con l'arco, con Pino, sempre al mio fianco, anzi io al suo fianco, e questo per noi oggi è un sogno che si corona. Vi ringrazio tutti quanti, grazie soprattutto a Pino. Ecco, adesso qui mi hanno scritto una persona mai sentita, Giuseppe. Io conosco Pino Spanu, presidente comitato regione della Sardegna della Fitarco. Pino Spanu. Grazie a tutti. Questo non è il mio primo intervento, ma sono veramente emozionato anch'io, perché sento il peso e la responsabilità dell'organizzazione di una manifestazione così importante e partecipata. Quindi mi fa piacere di avere 400 arcieri che partecipano a questa gara, tanti volti noti, tanti amici, tanti conoscenti, altri che non ci conosciamo, ma sono tutti accolti con piacere. La Sardegna accoglie dopo 2 anni un altro campionato italiano, ci siamo spostati dall'altra location di una decina di chilometri, bella, più bella dell'altra, diciamo, dai, facciamo i campanilisti, spero che sia più accogliente. Con tutti i volontari abbiamo preparato dei campi che ci hanno permesso di valorizzare la pinetta del Bella Sardinia. Ci saranno percorsi facili, meno facili, più impegnativi. Cercate di goderveli con un sorriso pensando al nostro lavoro. Buon divertimento e buon campionato a tutti di cuore, grazie. Grazie Pino. Adesso, come di consueto, per l'apertura ufficiale diamo la parola al presidente della Fitarco, Mario Scarzella. Grazie, non voglio coprirvi le spalle. No, siamo tornati qui dopo 2 anni, come diceva prima Pino. Io dovevo fare i complimenti ancora una volta all'edizione passata e quindi mi ha fatto enormemente piacere col Consiglio federale deliberare questo campionato di nuovo alla Sardegna. E darlo anche a 2 persone che conosco da tanto tempo.
due persone che realmente ce lo meritano. Brava Roberta, bravo Pino. Amate il tiro con l'arco e questo vi rende unici, credo. Detto questo, credo, vabbè, gli applausi stasera si sprecano, vorrei che il primo applauso fosse proprio, come diceva Pino, ai volontari, a quelli che lavorano tutto il giorno. Secondo applauso credo che vada dovuto a una nazionale italiana che è tornata ieri mattina o stamattina, parte ieri mattina, sono tornata a casa dal Canada, vincendo anche il maggior numero di medaglie nel mondo, e quindi l'applauso va a loro perché arrivano, vengono a fare questo campionato e domenica sera partono per la Slovenia per l'ulteriore campionato del mondo 3D. Quindi grazie ragazzi per quello che avete fatto, un applauso enorme a loro. A questo punto devo fare ulteriori ringraziamenti, ringraziare le autorità, grazie per il supporto logistico e speriamo anche altro, come mi diceva Roberto prima. Per il supporto logistico per questo evento, grazie per la collaborazione e un grande in bocca al lupo agli arbitri, grazie per quello che farete in questi giorni, siete quelli che mandano avanti tutte le nostre gare e quindi a voi va l'applauso, punto d'applauso. Non mi resta altro che dichiarare ufficialmente aperto il campionato italiano 2024 3D Trofeo Marco Capelli. Signore e signori, l'inno nazionale italiano. Grazie a tutti.